occasioni per venire qua. E l'idea, no, di quest'anno era in fondo di fare qualcosa che si inserisse in un percorso tematico, no, dell'associazione, e quindi io ho proposto questo titolo, no, Misericordia, un enigma pedagogico, ma in realtà potevo togliere anche il pedagogico e lasciare semplicemente un enigma, no? Perché noi parliamo, questa è la mia impressione, no? Presento a voi per discuterne in realtà, perché non vorrei neanche parlare molto a lungo. Io mi sono preparato qualcosetta da dire, però è semplicemente un canovaccio che poi può essere allargato, ridotto a seconda di come vogliamo discutere tra di noi. Io spero che ci sia modo di discutere più che di parlare io. E dicevo, la mia impressione è che oggi si parli tanto di misericordia, ma che in fondo se ne parli con le idee poco chiare o magari principalmente avendo in mente le tante cose diverse che possono essere significate da questa parola. Allora, cos'è la misericordia? Mi è capitato poco tempo fa di fare un'altra domanda, no, a un gruppo di persone a cui stavo parlando, e cioè chiedere che cosa è una madre. E c'è stato un po' di silenzio, no? Prima di tirare fuori una definizione di madre, no? Per dire, le parole possono essere anche le più ovvie, le più banali, le più usate, e possiamo non essere pronti a dare una definizione di queste stesse parole che usiamo con tanta disinvoltura quotidianamente, o che sentiamo usare perché magari sono di moda. E certamente oggi la parola misericordia è di moda, no? Ma che cos'è la misericordia? Un punto di partenza rispetto al quale quasi quasi mi fermo subito per avviare la discussione. Ma voi siete qui, tra l'altro, un buon numero, no? Con una, diciamo, o intenzione o aspettativa o comunque una consapevolezza che qui si sarebbe parlato di misericordia, e dunque forse la domanda potrei girarla subito, no, a voi, chiedendo preliminarmente cosa è la misericordia. Cosa si intende con questo nome? Qualcuno che vuole sciogliere il ghiaccio? Non voglio mettere chiaramente mai in imbarazzo nessuno, anche perché poi la dinamica è se dai la risposta giusta, se dai la risposta sbagliata, no? Qui chiaramente non si tratta di risposte giuste o sbagliate, no? Non c'è una risposta completamente sbagliata o una risposta completamente valida, no? A domande di questo genere, ma è semplicemente per cominciare la discussione. Cos'è la misericordia per voi, secondo voi? Può essere compassione. Compassione. No, ecco, cominciamo dai sinonimi. Io certamente non oso cancellare Catullo e quindi non mi metto a scrivere alla lavagna. Però ecco, misericordia potremmo dire uguale
compassione? Secondo lei è giusto compassione? Dire che è uguale, sono due cose uguali? Uguali forse no, però insomma hanno una comune valenza semantica, insomma. Potrebbero avere, ma sì, sì, sì. Certo. Non stiamo qui a fare le dimostrazioni della cosa, certamente possiamo dare per scontato che qualche affinità ci deve essere, no? Qualcosa che ha molto a che fare, secondo me, con l'empatia. E quindi state abbastanza in sintonia, cioè, no? Si arriva. E se la compassione, compatire, è abbastanza vicina all'empatia, no? Insomma, bisognerebbe vedere in che modo. Questa compassione, diciamo, più una valenza quasi religiosa, diciamo, no? Antica, diventa di una cosa più psicologica, moderna. Ho capito, anche c'è questa, no? Sì, anche questo potrebbe essere un aspetto. Ma questo, per esempio, apre tutta una serie di altri discorsi, perché se dice così, allora vuol dire che misericordia non è necessariamente qualcosa di religioso. Secondo me no. No, ecco, misericordia, e questo è un altro aspetto interessante, non problematico, che potremmo tirare fuori. Poi, ecco, brainstorming. Perdono, no, la misericordia è perdono, no, un atto della misericordia è perdonare. E abbiamo compassione, empatia, perdono, queste. Ora, non so se siamo arrivati a tre, no, un numero perfetto, fermiamoci qua per il momento, no? Però potremmo chiaramente andare avanti, non voglio togliere la parola a nessuno adesso che abbiamo sciolto il ghiaccio, se c'è qualcun altro che vuole parlare vado avanti io anche, insomma. Allora io le porrei una domanda, no? Anche come punto di partenza, perlomeno la domanda che mi sono posto io: che differenza c'è tra la misericordia e l'amore? No. Anche questa potrebbe essere una questione. La misericordia è forse una forma dell'amore, potremmo dire così. E in che senso? L'una forse è più religiosa e l'altra più profana. L'amore è più profano, la compassione è più religiosa, la misericordia. Cioè, forse più l'amore è più indipendente dalla religione, forse. E questa è una bella considerazione che potrebbe aprire un altro fronte, no? Ci possiamo chiedere cosa sia la misericordia, ci possiamo chiedere anche cosa sia l'amore a questo punto, no? Anche amore, per esempio, è un termine ambivalente, che è pieno di significati diversi, e noi spesso lo usiamo tenendo conto della varietà dei suoi significati, ma anche con accezioni diverse a seconda dei contesti in cui usiamo il termine. E parliamo di amore, ma quale amore? Come si diceva prima, anche quale misericordia, no? Perché perdonare, avere, provare empatia o compassione, no? Sono atti che non hanno nulla, se vogliamo, di specificamente religioso, ma d'altro canto l'uso che
si fa di questa parola misericordia in particolare è all'interno di contesti religiosi, no? Certamente la misericordia è una parola che si usa raramente in senso esclusivamente profano, se non per modo di dire, no? Si spera che per esempio i giocatori della Juventus siano misericordiosi quando entrano in campo contro lo Zagarolo, per esempio, no? Intendendo dire speriamo che non vincano 20-0, no? No, siano misericordiosi, magari qualche palla la facciano toccare anche a quelli dello Zagarolo, no? Per dire. E, però si tratta di trasposizioni rispetto ad un contesto che comunque dobbiamo dirlo, se guardiamo la storia è un contesto religioso. La misericordia è un termine che al di là dell'etimologia, al di là dell'origine, comunque sia, per secoli è stato usato in ambito religioso, in ambito cristiano. Poi possiamo ragionare sul fatto che vi sia una misericordia nell'Islam oppure nel buddismo, senz'altro, no? Però, ecco, noi parlanti, la maggior parte delle persone qui presenti sicuramente ha presente un contesto cristiano dentro il quale ragiona e dentro il quale si è poi sviluppato anche il modo di intendere questi termini slegato dal contesto propriamente religioso e confessionale. Questo vale per tante parole che noi usiamo. Non so, per esempio, spirito, spiritualità, una parola che oggi va di moda in ambito psicologico. Io sono in un dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, in ambito psicologico si parla di spiritualità. Traduzione italiana del termine inglese, calco del termine inglese, no? Spirituality, che cosa significa? Significa un atteggiamento verso la realtà che senza avere necessariamente connotazioni confessionali è aperto a quella che si può definire la trascendenza o il trascendente. La realtà, la persona che vive una, diciamo, la realtà in termini spirituali dal punto di vista psicologico è una persona che vede la realtà come qualcosa di più grande di quello che è immediatamente evidente ai sensi, no? Poi può credere che esista Dio, può credere che Dio sia fatto in un certo modo oppure in un altro, ma no? Questo è tutto spiritualità, ma al di là delle differenze l'aspetto fondamentale è che la realtà nella dimensione spirituale è più ampia di quella empirica. Si può parlare come filosofi, no? Tantissimo di queste distinzioni che vengono fatte molto autorevolmente dagli psicologi contemporanei. Non so, per esempio c'è un libro pubblicato dall'Oxford University Press nel 2006 proprio sulla spiritualità, no? In ambito psicologico, della positive psychology contemporanea, ma tutto questo lo cito semplicemente per dire ci sono tante parole che hanno significati molto diversi e allora misericordia è una di queste parole. La usiamo e come la usiamo? Ecco, io vorrei proporvi alcuni modi di affrontare la questione, ma alcuni, non lo so, forse uno solo, il mio, no, ma in punta di piedi e tenendo conto innanzitutto di quello che
sono i nostri condizionamenti di persone che vivono in questo anno di grazia 2016, quindi in questo contesto storico. Quindi ecco, una piccola premessa su ciò che è la nostra contemporaneità può essere utile anche per arrivare a dire qualcosa di sensato, spero, a proposito dell'ambiguità del termine. Allora, c'è chi dice che la nostra epoca è postmoderna, no? Credo che tutti quanti abbiate incontrato, no, questa espressione. Cos'è la postmodernità, il postmoderno? Altra. Mi fermo, no, non mi fermo, vado avanti. Postmodernità è semplicemente ciò che è venuto dopo la modernità, che ha messo in crisi la modernità, le certezze della modernità, perché anche la modernità aveva le sue certezze, no? Per esempio la ragione. La ragione kantiana è una delle grandi vittime dell'atteggiamento postmoderno. Il decostruzionismo in qualche modo ha incarnato lo spirito filosofico, ma anche nelle scienze umane, del postmoderno. Ma se noi guardiamo il termine stesso, no, scelto da questi, dagli intellettuali che si sono riconosciuti in questa corrente, vediamo che in fondo nella parola stessa c'è un progetto critico, no? Decostruire significa, secondo anche alcuni critici del decostruzionismo stesso, smantellare che cosa? Le grandi narrazioni, no? Le grandi rappresentazioni della realtà che anche la modernità stessa ha costruito, no? In un certo senso il decostruzionismo si pone nei confronti della modernità così come i moderni si ponevano di fronte al dogmatismo medievale, si potrebbe dire così, molto banalmente. E d'altro canto il termine decostruzione è un termine, si sa, no, di ascendenza nicciana, Nietzsche lo utilizza proprio facendo riferimento alla necessità di distruggere. Decostruzione è la distruzione appunto delle convinzioni filosofiche, teologiche, di un mondo che non si è ancora accorto che Dio è morto, eccetera. E quindi in un certo senso noi siamo tutti dentro un'atmosfera decostruzionista, postmoderna. Come dice un grande sociologo che a me piace molto e che cito molto, Bauman, filosofo, un pensatore di moda, ma non soltanto di moda, è un grande studioso dei fenomeni sociali contemporanei. Noi siamo immersi nella liquidità, no? Siamo nella società liquida. La nostra è una vita liquida, liquida cioè senza fondamenti, senza stabilità. No, il liquido è ciò che non ha forma propria, no? I liquidi sono quei composti che assumono la forma del loro recipiente. Ecco, noi siamo liquidi in questo senso. Non abbiamo una forma, o perlomeno viviamo in un contesto in cui cambiare forma è apprezzato, apprezzabile. E questo chiaramente crea tutta una serie di grandi contraddizioni. Ma di sicuro questa è una categoria della nostra realtà che Bauman ha individuato secondo me in maniera molto efficace.
Poi il buon Bauman, che è un ebreo non credente, o diciamo così, agnostico, non direi ateo, ha sempre avuto un occhio di riguardo verso un suo conterraneo famoso, Karol Wojtyła, no, sono entrambi polacchi. E ha scritto recentemente un libro, Bauman, un libro del 2013, un libro di intervista, perché è anche molto anziano, quindi i suoi libri ultimamente si propongono nella forma delle interviste. Ha scritto un libro intitolato Conversazioni su Dio e sull'uomo, in cui troviamo una frase interessante, detta soprattutto da uno studioso come Bauman, cioè da un sociologo. Ve la leggo. Giovanni Paolo II, ormai malato e prossimo alla morte, non cessava di portare in lungo e in largo a tutto il nostro pianeta, divorato dai virus dell'avidità e dell'invidia, dell'odio e dell'insensibilità, la notizia che Dio è amore, tra virgolette, Dio. A un tale Dio, sia tu, sia io, sia svariati altri fra i nostri conterranei umani, acconsentiremo con gioia. Un tale Dio sarà difficile rinnegarlo, se non rinnegando anche la propria natura umana. E niente varrà la pena desiderare più ardentemente che restare presso un tale Dio. Ecco, quindi per Bauman il Dio amore è un Dio difficile da rinnegare. Dice, lo puoi rinnegare rinnegando la natura umana. È una frase interessante, in un libro interessante che vi consiglierei di leggere, anche perché propone una interpretazione dei fenomeni in atto in ambito religioso nel mondo contemporaneo, secondo me abbastanza originale e meritevole, insomma, di una conoscenza, ecco, abbastanza diffusa. Allora, io partirei da questa considerazione, no? Che la misericordia diventa centrale, diventa una parola centrale storicamente in un contesto religioso che certamente può non essere più il nostro, può essere difficile da comprendere oggi nei cambiamenti che sono avvenuti non soltanto ultimamente ma almeno da due secoli in qua. Può non volerci dire più nulla, però nasce in un contesto in cui un carattere significativo della fede è della fides quae creditur, cioè dei contenuti della fede, è che Dio è amore. Il Dio cristiano è amore. Quanto poi sia stato, diciamo, concretamente realizzata la conseguenza, o l'insieme delle conseguenze che derivano da questa constatazione è un altro paio di maniche, no? Però, ecco, se noi guardiamo, no, dal contesto evangelico, cioè dei testi evangelici, a una lunga tradizione teologica e di spiritualità cristiana, certamente dobbiamo constatare che la misericordia, per esempio anche il perdono, no, di cui parlava prima lei, nasce in questo contesto, no? Cioè, soltanto l'idea che Dio è amore permette di concepire la misericordia come un attributo divino e come un insieme di atti molto concreti che sono alla portata dell'essere umano, dell'uomo stesso.
cioè dalla misericordia di Dio si arriva alla misericordia dell'uomo. Tutto questo certamente è un po' difficile da considerare, non comprendere, ma considerare se pensiamo a quello che è il contesto nostro contemporaneo, no? Noi siamo postmoderni, siamo liquidi, siamo globalizzati e siamo anche secolarizzati, secolari, secolarizzati, no? Non so chi di voi conosce un filosofo canadese, Charles Taylor, no? Che ha dedicato le due sue opere principali, Radici dell'Io e L'età secolare, proprio all'analisi di come nell'arco di circa 5 secoli si sia sviluppato, no? Quel pensiero moderno dell'essere umano come individuo, e all'interno di questo individualismo un contesto soggettivistico che era basato dal punto di vista sociale proprio sulla secolarizzazione dei costumi religiosi, prima nelle élite intellettuali, poi sempre di più nella società nella sua interezza. Ecco, Taylor sottolinea aspetti che in fondo coincidono con l'interpretazione di Bauman della modernità, no? Cioè l'io che prende forma nel corso della modernità è un io sempre più debole, no? Cioè l'io kantiano non è l'io esistenzialista. E questo chiaramente ha tutta una serie di conseguenze anche rispetto al modo di concepire il presupposto di un atto come l'amore stesso o la misericordia, ancora più, no? Che è un atto che non si può compiere da soli. Certo, io posso essere misericordioso verso me stesso, no? Cioè perdonarmi i miei molti peccati, le mie omissioni, eccetera, ma in genere il perdono, per esempio, che certamente è un atto fondamentale della misericordia, è un atto sociale. Ci vogliono almeno un paio di persone. Ci vuole una persona che perdoni l'altra, no? Normalmente non perdoniamo noi stessi, anzi, talvolta è anche molto più difficile perdonare noi stessi che perdonare gli altri, no? E comunque è sempre stato concepito principalmente come un atto che si svolge all'interno di una relazione. La misericordia, il perdono, no? La misericordia è sempre qualcosa che sta dentro una relazione. Ora, un altro nostro problema è che le relazioni stesse sono liquide, direbbe Bauman, che ha scritto un libro intitolato Amore liquido, no, dicendo che oggi è difficile amare perché è difficile pensare a se stessi come a qualcosa, a qualcuno di stabile. Non so, per esempio, ecco, possiamo dire che il nostro rapporto con una persona è un rapporto a tempo o sotto una certa condizione. Io amo una persona perché la amo, perché ha determinate qualità, o perché in
un certo momento condivide con me aspetti fondamentali della vita, cambiando il contesto, perdendo quelle qualità, perdendo una comunanza di progetto, la situazione può cambiare. Ecco, dice Bauman, questo rende fragile rende fragile l'amore, rende l'amore senza identità, diventa liquido, cioè informe, perché cambia con il cambiare della situazione, della condizione. E diventa anche una gabbia difficile da sostenere. Ecco, per esempio, l'idea che l'amore sia un sentimento, no? Rende l'amore stesso molto fragile, proprio perché i sentimenti sono fragili. E d'altro canto, qui sta un altro aspetto storicamente interessante di un contesto di significato in cui si è usata la parola misericordia, perdono, eccetera, ma nell'ambito cristiano a lungo e con molte conseguenze direi significative. E, per esempio, faccio questa citazione, un'enciclopedia recente enciclopedia dell'amore e del sesso, of sex and love, contiene una voce sull'unconditional love, l'amore incondizionato. Cos'è l'amore incondizionato? Se voi leggete questa voce, viene descritta tutta una serie di autori, per lo più cristiani, e tra l'altro uno che abusivamente rientra tra i classici della storia dell'educazione, no? Clemente d'Alessandria, non sconosciuto nemmeno ai filosofi, che pare abbia elaborato questa idea nel contesto in cui nei primi secoli i cristiani pensavano la dissolubilità o indissolubilità del matrimonio. Clemente Alessandrino sostiene l'indissolubilità del matrimonio nel contesto di una discussione che più o meno si può riassumere in questi termini: se la moglie diventa incapace, il marito la può mandare via? La cosa è interessante perché l'indissolubilità del matrimonio è un'invenzione, perché è un'invenzione cristiana, che tutela le donne. Nel contesto romano le donne potevano essere ripudiate dai mariti. Anzi, nel rito latino c'era il gesto dell'anello, no? Il marito metteva l'anello alla moglie. Mettere un anello era un atto di proprietà, no? Si diceva la moglie è del marito. E infatti i romani mettevano anelli ai cavalli, alle pecore, alle mucche, anche alle mogli. E appunto potevano essere ripudiate, ma non potevano ripudiare. Ora, il rito, quando viene cristianizzato con la reciprocità del gesto, no? Cioè la donna mette l'anello al marito, quindi anche il marito è proprietà della moglie. E dunque si pone il problema: quando la moglie diventa stupida, brutta, incapace di cucinare, lavare, pulire, eccetera, il marito la può mandare via oppure no? E Clemente dice no.
L'amore è incondizionato. Hai sposato quella donna, quella è la persona che devi amare comunque, anche se diventasse completamente diversa da quella che era. E questo è un elemento interessante, direi, per comprendere storicamente come si sviluppa il tema della misericordia anche con le sue esigenze, perché poi sono, è un termine che crea tutta una serie di esigenze concrete. La prima esigenza è una sorta di incondizionatezza. Non sei misericordioso con chi ti piace o perché ti piace. E questo è un aspetto interessante. Chi perdona e perché perdona? Questo peraltro crea tutta una serie di altre questioni che sono insieme pratiche e diciamo così di carattere teologico, su cui i teologi riflettono per secoli e secoli. Io qui me ne occupo esclusivamente per quello che hanno significato quelle elaborazioni dal punto di vista educativo, nel senso che sono questioni che hanno, diciamo, dato forma a atteggiamenti e a atti concreti su cui si sono fondate tanto le società, tanto la società occidentale nella sua astrattezza, no? Si potrebbe definire così, le società europee per molti secoli e anche le vite, i destini delle persone. Allora, la misericordia è un termine che dal punto di vista religioso è legato a una serie di opere. Non è un atteggiamento affettivo, non è un affetto. Se intendiamo per affetto qualche cosa che rimane nell'ambito, ecco, anche diciamo così, dell'empatia o della compassione del che pena mi fa, no? Qualcosa del genere, no? Ma si sostanzia poi in atti che sono conseguenze, diciamo, di questa, questo atteggiamento d'amore incondizionato che è l'amore di Dio verso l'uomo, no? Giovanni, l'elaborazione teologica giovannea: non siamo noi che abbiamo amato Dio, ma è Dio che ha amato noi, quando noi non avevamo nulla di amabile, no? E di conseguenza l'amore del credente deve essere altrettanto incondizionato e quindi deve concretizzarsi in queste opere. Le opere di misericordia dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, no? Titolo di una commedia pirandelliana, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti, no? Queste sono le sette opere di misericordia corporale. Poi ci sono le sette opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, no, il perdono, sopportare pazientemente le persone molestie, le persone moleste, no, nei condomini, pregare Dio per i vivi e per i morti. No, ecco, queste sono le 14 opere di misericordia che sono, diciamo, lo standard
diciamo così, erano proprio quelle formule che venivano insegnate e che addirittura dovevano essere imparate a memoria. Se voi prendete in mano i catechismi precedenti quello attualmente in vigore, no? Non è che i catechismi cessino di avere una valenza, no? Però ecco, i catechismi precedenti a quello del 93, mi pare, no? Per esempio il catechismo di Pio X, quello tridentino, i vari catechismi diocesani che furono scritti, pubblicati, ebbero una certa diffusione tra Francia e Stati Uniti nel 700, nell'800, voi vedete che appunto queste formule erano quasi sempre incluse nelle parti in cui nelle parti di catechismo che dovevano essere imparate a memoria dagli allievi. Imparate a memoria esattamente come le formule dogmatiche, no? Che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, per esempio. E quindi erano le cose più importanti, se vogliamo, no? Che dovevano essere delle più importanti. Allora, in che cosa consiste la misericordia? Uno potrebbe dire, no? La misericordia è una serie di atti. Hai mai fatto visita ai malati? In ospedale hai fatto un po' di volontariato? Sei andato nelle carceri a visitare qualche carcerato? E via discorrendo. Ecco, allora, questi sono aspetti importanti dal punto di vista pedagogico, perché in realtà la misericordia intesa in questo senso, no? Cioè come opere di misericordia, è un modello pedagogico che ha avuto una lunghissima tradizione e che è fondato su questa idea di incondizionatezza dell'amore, che noi troviamo operante tanto a livello dell'illustrazione teologica del rapporto tra Dio e l'uomo, quanto a livello terreno della spiegazione, della dimostrazione di quello che dovrebbero essere i legami tra le persone. Legami non condizionati. Non condizionati, per esempio, dalle qualità che si vedono nelle persone. Cioè, io vado a visitare un carcerato, e quello non è mica uno stinchione santo, no? Quanti sono anche i parenti dei carcerati? Io ho lavorato prima di entrare all'università al Ministero della Giustizia, ho fatto l'educatore di comunità, poi l'educatore penitenziario. Ci sono detenuti che sono proprio scordati dai loro parenti per 20 anni, escono e proprio non sanno dove andare, perché magari hanno 50 parenti ma sono stati cancellati proprio. Per non parlare poi di altre forme, no? Di amore legato anche al perdono, no? Cioè io chi sono disposto a perdonare, no? Questo vale tanto nei contesti della vita sociale quanto nei contesti della vita più intima, no? Famiglia, per esempio. E qui sta allora un altro problema, no? Cioè la disponibilità al perdono, la disponibilità ad amare gli altri, perché a un certo punto misericordia, potremmo dire, significa amore. È condizionata, sempre.
sta appunto l'enigma. Devi vincere la tua psicologia per arrivare all'incondizionato, all'incondizionatezza di un legame, all'incondizionatezza di un affetto. E la cosa interessante è che questa possibilità e questo gesto, no, della misericordia, del perdono, dell'empatia, appunto riprendo qui l'osservazione sull'empatia, no, perché è interessante da questo punto di vista, si può essere veramente empatici? Edith Stein, se voi leggete il suo studio sull'empatia, a un certo punto prende in considerazione anche questa difficoltà, che non si può essere empatici. Se empatico vuol dire provare lo stesso sentimento che prova un'altra persona, questo è impossibile. Semplicemente impossibile, perché io non proverò mai lo stesso identico sentimento che proverà quella persona con cui empatizzo, perché il suo soffrire non sarà precisamente il mio soffrire, non può essere la stessa cosa. E dunque non posso essere misericordioso allo stesso modo verso tutti, non posso perdonare tutti allo stesso modo, se non ribaltando i termini della questione, cioè non centrando più su me stesso il significato di quell'atto, vale a dire io non perdono per me, perdono per l'altro. Io non amo quella persona per me, ma l'amo per lei. C'è un'espressione che noi usiamo spesso, che è sinonimo di ti amo, no, ti voglio bene, no? Che è un'espressione un po' più debole di ti amo, no? Perché uno dice ti amo quando no, è nel pieno di un'esperienza mistica, no, con l'altra persona, ti amo, ti voglio bene, insomma, lo si può dire anche, che so, a una persona relativamente più lontana. Però io guarderei a ciò che significa ti voglio bene riferita alle stesse persone a cui si dice ti amo. E che vuol dire ti voglio bene? Proprio sintatticamente. Che vuol dire? Voglio bene. Sì, bene qualcuno, adesso non entriamo nel discorso della sintassi, no? Bene qualcuno lo considera avverbio. No, e viene fuori, diciamo, di tutto, anche cose scorrette dal punto di vista sintattico. Bene è anche sostantivo. Io voglio il bene per te. No. Ti voglio bene, si spiega in questi termini. Ma questo da parte di una persona che vuole bene significa volere prima il bene della persona a cui vuole bene che il bene proprio, no? Cioè, dire a una persona ti amo nel senso ti voglio bene vuol dire io voglio più il tuo bene che il mio, o no? E su questo ci dobbiamo mettere d'accordo, no? C'è chi la può pensare in questo modo e chi non la pensa in questo modo, ma intendo dire, il cambiamento è assoluto e radicale.
o la vedi in un certo modo o la vedi nell'altro modo, ovviamente con tutta una serie di sfumature intermedie, sempre possibili, però ecco, alla fine l'enigma sta in questo, cioè noi usiamo anche espressioni così banali come ti voglio bene in maniere che possono essere radicalmente diverse. Io ti voglio bene incondizionatamente significa che più che cercare il mio bene, la mia realizzazione, il mio compimento, eccetera, cerco il tuo. E nella relazione cerco questo. Ma non c'è sempre un senso autoreferenziale, però è questo. Certo, siamo tutti egoisti, siamo animali, siamo bestie. Possiamo dire di tutto da questo punto di vista. Però intendo dire, c'è una, chiamiamola cultura, no? Che ha pensato la relazione in questo altro modo, no? Cioè, e notate che l'espressione ti voglio bene non esce fuori così per caso, con tutti gli equivalenti che si possono cercare nelle altre lingue, insomma, voleva dire precisamente questo. No, una persona che, cioè, si poteva anche dire così, per modo di dire, no? A Natale dai un bacetto a tutti quelli che mangiano il panettone con te, anche o che brindano con lo spumante, e gli dici ti voglio bene, no? Quello è un uso linguistico. Ma l'espressione in sé dice io voglio il tuo bene. E nel caso in cui quel bene sia in contrasto con il mio bene, come la mettiamo? Ecco, il tema della misericordia sta, o del perdono, sta tutto qui, da un punto di vista pedagogico, storico-educativo, perché con una buona dose di retorica, per secoli è passato un modo di spiegare le cose simile a quello che vi ho esposto un po' frammentariamente adesso, e che certamente oggi può essere decostruito, se uno è un decostruzionista, può essere confrontato con quello che è, diciamo, l'insieme del normale caos dell'amore di cui parla Ulrich Beck, un altro grande sociologo non credente contemporaneo, ormai morto da qualche anno, e un po' tutti i grandi studiosi che hanno analizzato i fenomeni, diciamo, della affettività dal punto di vista sociologico e anche psicologico. Per esempio, ecco, vi citavo prima gli psicologi positive, no? Martin Seligman, Christopher Peterson e altri studiosi che hanno dato vita a questa corrente di ricerche, di studi che è raccolta attorno all'espressione positive psychology. Loro, per esempio, distinguono le due parole inglesi, no? Love and charity, con questa osservazione interessante che l'amore come sentimento è love, ma è più tipico del ricevere amore. Quando uno dice I love you, fa riferimento più all'amore che riceve dalla persona a cui lo dice che all'amore che dà. Per quest'altro amore, cioè l'amore dato, secondo questi studiosi, che infatti nelle loro
opere distinguono, no? In capitoli diversi, l'amore love dall'amore charity, la cosa più interessante, quella che rende anche più stabili i rapporti affettivi, è quello che loro chiamano charity, no? È l'amore che si dà. L'amore dato è quello che rende stabile l'amore ricevuto. Interessante, no? In un certo senso si potrebbe dire, chiamiamola come vogliamo, misericordia, compassione, empatia, eccetera, è nel bilancio complessivo, no? Del dare e del ricevere che si colloca la possibilità di comprendere quello di cui stiamo parlando, qualunque cosa sia, no? Ecco, la misericordia, ecco, o qualunque altro nome vogliamo dare a questa parola e a ciò che viene significato attraverso questa e altre parole che fanno parte della stessa costellazione di significati. Detto questo, io mi fermerei, se possiamo parlare e discutere sarebbe molto bello. Bene, comincio io allora. Dunque, nella presentazione che hai fatto, più volte hai citato degli elementi tipici, perlomeno a livello di linguaggio, della tradizione cristiana. Ora, c'è una cosa che a me sembra sempre molto interessante e spesso per un orecchio moderno abbastanza curiosa, e cioè che molto spesso nella tradizione cristiana proprio questi elementi in realtà sono stati interpretati come di pura razionalità e non come tipici. Ecco, intendo dire che qualsiasi medievale, dico medievale perché è un mondo che conosco meglio, avrebbe detto per esempio che l'affermazione Dio è amore non è tipica del cristianesimo, ma è tipica di una qualsiasi comprensione naturale di Dio. Poi quanto questo fosse giustificato anche soltanto a livello empirico è un altro discorso, ma lì al medievale l'empiria importava poco e importava invece quella che gli pareva una coerenza di ragionamento. Ecco, se questo fosse vero porterebbe con sé, credo, tante conseguenze anche su ciò che hai detto, ecco. Come dire, come ti collochi, cioè dal tuo punto di vista citare appunto elementi della tradizione cristiana è a monte esempio oppure no? Sì, perché sì, per citarti ciò cambia tutto. Assolutamente è vero. Beh, non c'è dubbio che per esempio una lettura, ovviamente non posso dire come la mia, nel senso che primo non è mia e poi non è nemmeno una lettura, nel senso che non si tratta di nulla di sistematico, no? È una cosa frammentaria che ho portato così per parlarne oggi, però è indubbio che è anche una lettura con le lenti di oggi, che probabilmente non era quella di un medievale stesso, per esempio a proposito del matrimonio, no? E non necessariamente quella di qualsiasi altra epoca, no? Di questa lunga trafila di secoli, no? Che ci separano da lo stesso Clemente che ho citato prima fino a per esempio Giovanni Paolo II o chi altri dopo di lui. Quindi senz'altro, in un certo senso è anche anacronistico quello che vi ho detto, no? Nel senso che non si può contestualizzare in un'epoca precisa. Sta di fatto che secondo me se la prospettiva è quella di una analisi
di un lessico che poteva servire per parlare e prima che parlare comprendere la dimensione affettiva del, diciamo così, del cuore umano. Questi fatti, spesso simbolici o legati anche a dei rituali, comunque hanno avuto un rilievo nelle pratiche educative e delle conseguenze sulle pratiche educative fondamentali. Tanto per intenderci, al di là di quello che poteva essere la comprensione e la conoscenza diffusa del lavorio teologico, no? A proposito dello stesso matrimonio, no? Per esempio, certamente da quelle considerazioni, no? Sulla incondizionatezza dell'affetto, che hanno finito poi per relegare in un secondo piano la dimensione sentimentale, no? Nell'amore coniugale, senza che questo poi fosse dentro esplicitamente o implicitamente le prime formulazioni di questa incondizionatezza. Ecco, comunque sia, per secoli chi si è sposato in Occidente, i maschi che si sposavano sapevano che non si potevano liberare facilmente delle loro mogli, salvo appunto ucciderle, no? Cioè, negli anni 70 uscì un libro di due scrittori comici, Come ammazzare la moglie e perché, a cui fece seguito un altro libro molto famoso, molto venduto, di questi due autori, Come ammazzare il marito senza tanti perché. No, erano questi due libri di cassetta, no? Tanto per dire, perché se potevano avere successo queste letture, diciamo, satiriche, no? Perché rientravano dentro uno schema di pensiero in cui si diceva rispetto a determinate condizioni non c'è appunto alcuna, come dire, riserva, alcuna eccezione. E questo è un dato di fatto, no? Forma determinate mentalità collettive, e poi queste mentalità possono cambiare o mantenersi poi con una varietà di atteggiamenti tra ciò che è la dimensione, per dir così, ufficiale e quella invece privata, no? Dal punto di vista pedagogico è un dato di fatto che si tratta di alcuni aspetti importanti della mentalità che viene trasmessa da una generazione all'altra, no? Ed è un po' questo che era il mio punto di partenza. Cioè, io ho semplicemente detto, c'è una costellazione di idee che sono legate tra di loro, che dalla misericordia al perdono, le cose che sono state evocate all'inizio, porta a una, diciamo, una prospettiva più ampia, a una considerazione dell'amore e delle sue varie forme, amore divino, amore umano, e nell'ambito delle società europee variamente influenzate dalla religiosità cristiana,
si sono stabilite nella lunga durata strutture, diciamo, di pensiero, idee che hanno influenzato tanto i modi di vivere quanto anche gli atteggiamenti personali. Ecco. Dopodiché effettivamente all'interno di questi movimenti ci sono anche le voci dissonanti, all'interno magari dello stesso mainstream teologico, no? Parlavamo la volta scorsa, no? Di alcune eccezioni curiose che si potrebbero fare anche a proposito di San Tommaso rispetto a quello che può essere, diciamo, il dogma cristiano, cattolico, e quindi è tutto assolutamente vero e va tenuto in considerazione certamente sul piano della storia delle idee, questo senz'altro. Nel senso che questo è il terzo incontro che facciamo, no? E la sua definizione di misericordia mi sembra estremamente vicina a quello che io considero il concetto della carità cristiana, anzi quasi mi sembra la stessa cosa, no? Mi chiedevo, visto che lei ha citato la posta modernità, se è possibile per noi postmoderni avere un concetto della misericordia che prescinda questo passato che abbiamo alle spalle, per quello all'inizio ho detto empatia, non perché nel senso che per empatia intendevo dire che magari capita che insomma, un uomo che vede uno che si sta affogando senza pensare nulla, pensa tutto e lo va a salvare, no? Mettendo in realtà la propria vita senza pensare niente, quello è un gesto di empatia, perché ti metti le palle, ma non è che né ci pensi, ma non so, se viene spontaneo, no? E soprattutto è gratuito. Infatti la questione è la gratuità. Non intenzionato, ma gratuito. Ci sono, la gratuità è un elemento fondamentale. Certo, Kant ne avrebbe risposto che assolutamente nella sua scelta di buttarsi in mare a salvare una persona che affoga non doveva entrare assolutamente l'empatia, era giusto, era un imperativo categorico e basta. Anche se uno non provasse alcuna empatia nei confronti della persona che affoga, deve buttarsi in mare e salvarlo. Io avrei risposto a Kant che mentre io facevo questo ragionamento con un tanto si affogava. Però avrebbe risposto forse a sua volta Kant avrebbe risposto che in realtà pensando troppo, magari all'empatia, in 10 secondi di empatia si perde tempo prezioso rispetto a una considerazione razionale che può essere immediata, no? Di ciò che è il proprio dovere, no? In una, cioè, anche perché non c'è nessuna affettività, no? Nel dovere, anzi è proprio una delle condizioni in un certo senso, né in senso negativo né in senso positivo. La giustizia è giustizia. Non è neanche questione di virtù, no? Per esempio. Ma a parte questo, no? Tanto per dire, Kant è un moderno, no? Non è assolutamente un postmoderno, e non dobbiamo confondere il fatto che il filone fondamentale della filosofia contemporanea ha fatto, qui lo dico ben consapevole di dirlo in una maniera talmente accusiva e banalizzante da far inorridire, no? Chiunque, però ecco, comunque sia, ha fatto
a pezzi le grandi narrazioni come quella kantiana, ma anche come quella hegeliana, e chi più ne ha più ne metto, insomma, no? E quindi c'è questo problema che lei segnala, e secondo me anche il modo, per esempio, in cui oggi figure come Francesco hanno messo di nuovo al centro dell'attenzione la parolona misericordia, no? Con un giubileo straordinario, eccetera, vanno proprio nella direzione di costruire un sentire postmoderno a proposito della misericordia. E appunto in questo gioca moltissimo il discorso della gratuità, no? Questa sottolineatura della gratuità, con tutto ciò che di rischioso questo comporta, perché a mio avviso la dimensione razionale, scusate, non ho spento il cellulare, la dimensione razionale non è da sottovalutare in tutto questo. Cioè la gratuità non è qualcosa di puramente emozionale o affettivo, così come non lo sono la compassione, no? Il perdono. Anzi, da un punto di vista psicologico, e forse la psicologia è meno postmoderna e decostruzionista della filosofia contemporanea, in psicologia si nota che non possiamo fondare su fondamenti che tolgano di mezzo completamente la dimensione razionale e quindi tolgano di mezzo anche una consapevolezza storica di come si è sviluppata questa idea, no, di misericordia, senza il rischio di farne un mero sentimento, no? Con tutta la sua debolezza, la sua liquidità. Ecco, certamente ci sono aspetti molto, per così dire, naif, no? Anche per dire, nella stessa, così, nella stessa proposta francescana, no? Cioè Francesco Papa, c'è questa idea, no? Di fare molto appello alle emozioni, ai sentimenti, no? E sapendo bene che è proprio quello che dal punto di vista della pastorale, no? Della predicazione ci vuole oggi, perché no, le persone non stanno a ascoltare i discorsi relativi alla razionalità o al significato, diciamo, delle parole, no? Ma vadano appunto al sentire. Però ecco, bisogna fare molta attenzione, perché anche dal punto di vista strettamente psicologico il sentire non è la dimensione centrale. Questo è messo in evidenza persino da quelle scuole psicologiche che magari oggi hanno meno importanza di altre che si sono presentate sulla scena successivamente ad esse, però quelle scuole psicologiche come le psicoanalisi, arrivo al plurale, che hanno messo in evidenza proprio la dimensione non razionale, ma addirittura irrazionale dell'agire umano, della vita mentale, sono proprio quelle che dicono che senza una istanza di tipo razionale
non si va molto lontano, perché si ricade sempre nel dissidio tra il, diciamo, un certo egocentrismo dei sentimenti e la prosocialità, che è sempre, per uso di parole che sono specificamente di lessico psicologico, è sempre mediata da un incontro con gli altri su cui c'è svolta una riflessione. Noi non possiamo essere gratuitamente in grado di amare nessuno se non prima, attraverso una esperienza degli altri e della vita, che ci ha fatto incontrare e riflettere sul significato della vita, no? La vita ha un significato, quale che noi vediamo, ma il significato della vita è qualcosa che si comprende sul piano razionale, non sul piano degli affetti, esclusivamente degli affetti o dei sentimenti. Certamente è collegato da questi sentimenti, ma è passato attraverso una mediazione, cosiddetto locus of control, no? Il luogo del controllo, no? Su di sé. Su cui insistono molto gli psicologi contemporanei, anche quelli appunto non di matrice psicoanalitica, i cognitivisti per esempio, no? Sul controllo di sé come un elemento fondamentale del benessere, wellness, well-being, no? Psicologico. E quindi la gratuità stessa è sempre legata a una dimensione razionale, discorsiva persino, no? Per cui, non so, è lo stesso discorso per cui, per dire, sì, puoi amare emotivamente, ma il tuo amore, per essere giusto, deve essere basato sulla giustizia, no? Antica questione filosofica oltre che teologica, qual è il rapporto tra giustizia e amore, no? Che poi, a proposito di misericordia, rende ancora più enigmatico l'enigma, no? Perché io devo essere misericordioso con tutti, non forse con tutti allo stesso modo, questo è un altro paio di mani, no? Posso desiderare la libertà di tutte le persone, ma certamente concedere più libertà a mio figlio minorenne che a un carcerato in espiazione di pena, no? Non so se, scusate la banalità di questi esempi, però ecco, un conto, già su questo piano, no? Un conto è riconoscere un elemento comune, no? Appunto, amare tutti, ma amare tutti che significa? No, non significa niente detto così, se non riconoscere a ciascuno ciò che è adatto a lui, a lei, no? Quello, l'amore per il figlio. Invece, comunque,
fa anche qualcosa che va contro quello che la gente comunque in maniera, no, molto sperimentale, e quindi sì, insomma tutti questi discorsi mi fanno dire un po' in mente quello, anche un po' la differenza che lei faceva tra l'opera, cioè, e Charlie, e quindi appunto il discorso l'opera, possiamo vedere come appunto direttamente si è legato al sentimento, ricevere, diciamo, lei rispettare Charlie, la mamma, quindi un amore puro, un amore vero, che se lo vogliamo vedere così è in qualche modo e prima di tutto razionale effettivamente. Le due dimensioni non sono radicalmente contrapposte, no? Cioè, tutta la psicologia dell'età evolutiva è basata su questa idea che l'uomo è un essere molto complesso che ha una storia, si sviluppa diacronicamente e è anche pluridimensionale, se vogliamo dire così, no? Cioè c'è il livello delle pulsioni, c'è il livello degli affetti, c'è il livello, io ho usato questo termine, razionalità, che è anche una parola, un costrutto psicologico, che può anche essere rappresentato nelle teorie psicologiche in maniere molto diverse. Non so, per esempio, a Freud, che non ha mai parlato di ragione, no? Però noi troviamo un modello piuttosto complesso in Freud di questo rapporto tra ciò che è emotivo e ciò che è legato a un controllo che può essere esterno o interiore, a proposito appunto della sua distinzione tra es, io e superio, no? Cioè questi tre elementi della teoria della personalità freudiana vanno nella direzione di mostrare come l'uomo è un essere complesso in cui le pulsioni sono tenute sotto controllo e orientate, ovviamente con tutti i difetti che sono stati rimproverati all'esposizione freudiana, che è una grande narrazione anch'essa. Comunque sia, ecco, sono controllati razionalmente da prima dal superio, che è, diciamo, l'istanza esteriore, sono i comandi dei genitori, per esempio, poi delle persone significative, adulte, poi anche coetanee, eccetera, ma devono diventare un controllo dell'io stesso, no? Infatti, a Freud si chiese che cosa intendesse per educazione e diede una celebre risposta, no? Là dove c'è l'es deve subentrare l'io. Per dire, l'uomo è fatto di pulsioni che vanno, diciamo, orientate, e questo orientamento non può essere posto sullo stesso piano della pulsione. Freud sbagliava a interpretare tutto nei termini di pulsioni, anche l'emotività, per esempio, l'affettività. Però quello che era interessante, diciamo, nel suo discorso, che poi in fondo è passato anche nelle scuole psicologiche successive, è che alcune tra le cose più belle che può fare l'uomo non sono frutto della vita emozionale, pure semplice. Allora, è vero che la madre ha un affetto, un istinto materno,
però a parte il fatto che è anche vero che il padre ha un istinto paterno, eccetera, eccetera. Ma più ancora, se sei stanco, questa è l'esperienza che può fare qualsiasi genitore, maschio o femmina che sia, e di notte stai dormendo e si sveglia tuo figlio, emozionalmente può sempre capitare di voler continuare a dormire e non ci si alza per considerazioni del tipo è mio figlio, quanto gli voglio bene, no? Sentendolo prorompere dalle viscere, no? Questo amore, ma si fa un ragionamento: ha fame e io che sono sua madre o suo padre devo dargli da mangiare. Allora, cos'è questo? Lo vogliamo chiamare ragione? Probabilmente no. È affetto, è emozione? Anche probabilmente no. È qualcosa di complesso. Per cui, appunto, la totalità delle dimensioni che poi va tenuta in considerazione. E, certamente una parte considerevole degli aspetti più belli della vita umana non passa attraverso la pura e semplice affettività, comunque la vogliamo definire. Certamente c'è dentro tutta, però dentro c'è altro, che è poi quello che in un certo senso distingue l'uomo anche dagli altri esseri viventi, no? René Girard, che io cito ben sapendo che è del tutto controverso il suo modo di parlare di certe cose, però da questo punto di vista ha una espressione piuttosto felice, non è un'espressione, è un modo, un lessico, no? Distingue per esempio ciò che è il bisogno dal desiderio. Allora, l'essere umano ha molti bisogni, come tutti gli esseri viventi, ma le cose più importanti le desidera, non ne ha bisogno. Ciò che caratterizza in particolare l'umanità dell'uomo è il desiderio, che non è bisogno. Ecco, io penso che è qui che sta anche la dimensione giusta per comprendere capacità umane come quella, per esempio, del perdono, no? Che magari possono anche non avere niente di razionale, perché io con la mia razionalità posso per esempio pretendere non il perdono, ma la giustizia, anzi che sia ristabilita la giustizia attraverso un torto equivalente, no? Un po' hegelianamente parlando. E quindi, appunto, non insisterei neanche sul fatto, non mi farei il paladino della razionalità, no? In quanto tale, però ecco, il desiderio è proprio quella categoria che permette di tenere insieme tutte queste dimensioni che non sono esclusivamente emozionali. E certamente, se guardiamo poi all'amore umano, l'amore umano non è esclusivamente emozionale. Vuol dire, quando diventi vecchio, no? La vedi la differenza tra una, diciamo, ventenne e tua moglie, no? Allora, se continui ad amare lei, allora c'è qualcosa di diverso, no? Dalla, scusate la banalità dell'osservazione. Però, ecco, se, io penso che dal punto di vista psicologico, psicopedagogico, per quanto riguarda il mio campo, bisogna capire se
è opportuno ed è possibile una formazione a queste belle cose, se le consideriamo belle, e eventualmente come sviluppare una formazione di questo genere, e dal punto di vista semmai filosofico io penso che sia opportuno tener conto, come dice Bauman in fondo, che le persone in una determinata epoca sono immerse in questi dilemmi, e sono dilemmi, sono certamente dilemmi, non li risolvo io certamente in questa conversazione, no? Io semplicemente mi accontenterei di segnalare questi dilemmi che secondo me vale la pena tenere in considerazione, perché poi fanno parte del nostro vivere concreto, no? Non sono lontani da noi, e la filosofia, il filosofare ha a che, come anche la, per esempio la filosofia dell'educazione, no? Cenerentola, comunque sia, dovrebbero continuare a tener conto di questa, di questi elementi dell'esperienza vissuta o da vivere. Come te stesso, non al posto di, oppure strumentalmente.
solamente per te stesso, ecco, amalo come se fossi tu. Quindi anche qui c'è una, come dire, veramente un valore di riconoscimento di sé dell'altro che non è, insomma, banale, non è semplice, però ecco, probabilmente così la, insomma, riflessione per tutte le domande è la misericordia, il perdono e la grazia come atto di riconoscimento di sé dell'altro e come anche invito a perpetuare questa cosa, cioè insomma, così come Dio è misericordioso con me, io posso essere portato per perdonare gli altri, insomma dare agli altri quel che è loro dovuto, però con la insomma, disposizione di riconoscere anche insomma, l'errore dell'altro così come è stato riconosciuto a me. Le risposte potrebbero essere tante, no? Su tanti piani diversi, no? Mi viene in mente per esempio un profeta Giovanni Luca mi chiede Osea che diceva che Dio è madre, qualcosa sì, ricordo vagamente qualcosa. Insomma, c'è un profeta biblico che descrive Dio come madre, non come padre, proprio per indicare che il suo affetto è quello, un affetto materno, no? Affetto materno in che senso? Affetto incondizionato, anche se il figlio si macchia dei peggiori delitti è sempre il figlio, no? E peraltro questa cosa, questa idea è stata messa in evidenza anche nella psicologia più scientifica, non so, per esempio Erik Erikson, grande psicologo degli anni 60-70, parlò proprio della fiducia incondizionata dei genitori verso il bambino molto piccolo, no, nei primissimi anni di vita, come dell'esperienza fondamentale su cui si costruisce tutta l'identità personale e quindi anche lo sviluppo successivo del bambino, dell'adolescente, no? L'esperienza dell'amore dei genitori che normalmente è sufficiente alla crescita è proprio esperienza di una incondizionatezza, no, cioè papà, mamma mi sgridano ma poi gli passa, ma questa esperienza all'atto pratico di questo si tratta, è un'esperienza che quando è vissuta, diciamo, nel senso comune, no? Senza essere grandi psicologi, no? Mediamente è l'esperienza fondamentale di ogni essere umano per la propria crescita, per crescere in maniera positiva. In questo sta anche, diciamo, precisamente l'incondizionatezza, cioè tuo figlio è tuo figlio qualunque cosa altro egli sia, maschile o femminile, scusate, io non faccio differenza, anche se magari poi nelle espressioni uso il maschile o il femminile, ma questo vale per tutti. Certamente è solo materno, probabilmente no, questo atteggiamento è anche l'atteggiamento del padre, no? Questa disponibilità, e certamente in forme diverse, ma può essere di tutti, certamente. E vorrei dire una cosa, ama il prossimo tuo come te stesso. In effetti non è in contraddizione con ti voglio più bene, in questo senso, che io devo volere lo stesso bene agli altri che vorrei che gli altri avessero nei miei confronti. Allora,
No, la regola d'oro, no? Cioè, noi giriamo attorno, ma la questione poi alla fine è sempre quella, non ce ne sono altre. Allora, sia che lavoriamo al negativo, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, o che lavoriamo al positivo, fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, nel caso di una mancanza, di un errore, di una omissione, di una azione malvagia, no? Diventa io perdonerei gli altri come vorrei essere perdonato io stesso se mi pentissi, no? E se io mi pento, ho ammazzato una persona, desidererei tantissimo che magari i suoi parenti mi perdonassero, no? E questo chiaramente passando sopra quello che sono i loro, tra virgolette, interessi di parte o semplicemente la loro posizione nei miei confronti, no? Ecco, e io per questo perdono o devo essere disposto al perdono degli altri nella stessa misura, no? Perché se fossi io, no? Non vorrei essere privo del loro perdono, privato del loro perdono, e d'altro canto devo essere disposto io stesso a questo perdono in questa misura, diciamo, esuberante. Ecco, quindi in questo senso, senza difendere, no, le parole, ma anzi, io penso che sia molto utile, no, precisare che la regola d'oro è, peraltro non è una regola esclusivamente cristiana, è una regola molto esigente poi sul piano della, delle conseguenze in caso di perdono, perché la regola non è soltanto rispetto all'agire proprio, ma è anche rispetto all'agire altrui e all'atteggiamento verso quell'agire. Cioè, io spero che se ne faccio una grossa ci sia sempre qualcuno che mi perdonerà, no? Ed è per questo che devo essere disposto anch'io a perdonare qualunque cosa mi si faccia, e nei rapporti poi tra persone, nei rapporti più intensi, questa cosa diventa fondamentale.